Vuoi sapere come targetizzare in maniera perfetta la tua audience, ovvero il tuo pubblico su Facebook? Sono Stefano Montana, creatore del blog montanabusinessonline.com e in questo video andrò a mostrarvi esattamente come targetizzare il vostro pubblico su Facebook e quale strumento usare per la vostra targetizzazione. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi per insegnarvi come creare il vostro business online profittevole e di successo attraverso i social media, attraverso Shopify, tutti i possibili mezzi che noi abbiamo a disposizione quest'oggi e che dobbiamo assolutamente sfruttare se vogliamo avere successo online. Quindi mi raccomando, state sintonizzati, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e continuate a vedere i miei video, ok? Iniziamo subito con l'argomento di oggi che è come trovare il mio pubblico ideale, come targetizzare come un vero pro, ok? Innanzitutto andremo a utilizzare uno strumento che Facebook ci mette a disposizione che considero estremamente utile e non troppo complesso. Andremo a scorrere nel nostro menu del account pubblicitario, come potete vedere qui, account pubblicitario. Gestione inserzioni, abbiamo la lista quindi con tutte le voci utili del nostro Facebook, del business manager di Facebook, ok? Tutti strumenti, pixel, no, Audience Insights, ok? In questa pagina, in questa sezione, Facebook ci dà la possibilità quindi di studiare in maniera approfondita il nostro pubblico, ok? Tutti su Facebook, ovviamente, Stati Uniti, no. Faremo l'esempio dell'Italia, ok? Noi siamo in Italia, faremo un esempio bello italiano e inseriremo, come abbiamo detto, nell'esempio generale, la vendita di occhiali da sole, ok? Quindi occhiali da sole, il nostro brand di moda fortissimo, e notiamo subito che le persone da 30 milioni, 35 milioni totali presenti su Facebook sono arrivati subito a 6-7 milioni. Il nostro esempio generale, noi vogliamo creare un brand di occhiali da sole da uomo, ovvero dobbiamo vendere occhiali da sole da uomo, quindi andremo a targetizzare uomini. Qui Facebook ci dà le informazioni dell'età, del genere, da selezionare, donne, in questo caso no, perché abbiamo selezionato solamente uomini. L'età, ok? Quante persone ci sono da 25 a 34 anni? 31%. E noi andremo a targetizzare da 25 ai 34 anni uomini che vivono, che sono in Italia, ok? Vedete subito che sono divise in sezioni l'età, quindi vi consiglio di selezionare età previste da Facebook, dai 18-24 anni, dai 25-34, 35-44, eccetera, eccetera, ok? Quindi selezionate l'età in base ai range che Facebook vi suggerisce. Qui quindi inseriti i diversi interessi avrete delle percentuali differenti, quindi faccio un esempio. Inseriamo 25, 18, 65 e inseriamo per esempio orologi, ok? Orologio, vedete che le percentuali cambiano, ok? Prima era 31, adesso è 28, sono aumentate queste altre percentuali, eccetera, eccetera. Quindi per ogni interesse ci sono delle percentuali differenti che voi dovete analizzare per capire che età il vostro pubblico ha. Il vostro pubblico ideale ha e che andrete a targetizzare. Quindi abbiamo detto, ritorniamo nel nostro esempio precedente, occhiali da sole, 25-34 anni, tac, ok, dai che ci siamo, 25-34 anni, 100%, ok, questo è il nostro target ideale che noi vogliamo prendere in mira come per iniziare, ok, per far crescere anche le informazioni a disposizione del nostro pixel di Facebook, quindi come inizio noi sceglieremo il nostro target ideale. Persone connesse, non connesse, questo non ci interessa per adesso, sono sempre cose più avanzate, possiamo selezionare anche qui la lingua, situazione sentimentale, i dati registrati individualmente delle persone che specificano un tipo di relazione su Facebook, quindi puoi targetizzare per esempio bracciali sull'amore. Facebook vi dirà anche per in questo caso se voi targetizzate prodotti per i fidanzati o
le persone sposate, eccetera, eccetera, potete vendere accessori di moda d'amore o bracciali, collane, cose del genere, anelli, ok? Potete vendere qualsiasi cosa ai fidanzati, sposati, ok? Perché loro compreranno soprattutto nei periodi prima del loro anniversario, ok? Facebook vi dirà anche quando avranno l'anniversario, quindi andate proprio tranquilli. Questa è una nicchia molto 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 forte, ok? Qui possiamo selezionare anche vedere il livello di istruzione del nostro pubblico, scuola superiore, università, complimenti, il titolo professionale, settori probabili in cui le persone lavorano in base a dati inseriti dalle stesse persone su Facebook. Nel nostro esempio questa informazione non ci serve, ma se voi volete targetizzare in maniera ancora più specifica un determinato prodotto di una nicchia particolare, vi suggerisco di consultare il titolo professionale, ok? Abbiamo detto che quello di cui abbiamo bisogno adesso non è questo. Andremo quindi a vedere le altre voci del nostro Audience Insights. Attività direi proprio di no. Luogo non ci interessa in questo caso, in quanto chiunque sia dall'Italia a noi ci va bene. Roma, Milano, Napoli, eccetera, eccetera. Quello che noi vogliamo andare a cercare sono i mi piace delle persone del nostro pubblico ideale, ok? Notiamo subito qui 800.000, 900.000, ok? Noi vogliamo scorpare e targetizzare in maniera decisiva il nostro pubblico, ok? Prima di tutto, dove il nostro pubblico ideale spende i propri soldi, ok? È la prima domanda che dobbiamo porci e che dobbiamo analizzare. Andremo a targetizzare prima di tutto i nostri competitors, ok? Invece di scrivere semplicemente occhiali da sole o vendere ciabatte, scrivere e targetizzare a tutti quelli ai quali piacciono le ciabatte, noi andremo a targetizzare i competitors. Mi raccomando, cercate più competitors possibile e andate a targetizzare. Detto questo, è stabilito quindi dove loro spendono i loro soldi, ok? Quindi i nostri competitors saranno il primo obiettivo, ok, della nostra targetizzazione. Ray-Ban come Hawkers, come occhiali da sole di Giorgio Armani, eccetera eccetera, ok? Mi raccomando, non basatevi su un targeting generale, ma andate a focalizzare il vostro targeting. Poi andremo a cercare chi loro seguono, ok? Magari hanno dei personaggi di riferimento che possono vestire un occhiale di riferimento specifico, come per esempio Ray-Ban. Andremo a cercare un personaggio famoso magari che veste degli occhiali simili, ok, al stile a goccia di Ray-Ban. Andremo a targetizzare magari un influencer, ok, Instagram influencer molto potenti, Instagram marketing che va assolutamente sfruttato. Instagram marketing, che è uno strumento assolutamente di primo ordine, va assolutamente testato, provato. Andrò a fare diversi video su Instagram influencer, su Instagram marketing. Mi raccomando ragazzi, state sintonizzate, iscrivetevi, mettete mi piace. Abbiamo detto quindi seguite chi loro seguono, quindi cercate dei personaggi di spicco famosi, ok, che possono comunque seguire il vostro brand, ok, che seguano la filosofia del vostro brand, che non siano presi a caso o cose del genere, che assolutamente è una cosa che non consiglio in quanto inutile, andrete a sprecare i vostri soldi. Terza considerazione da fare è cosa loro frequentano. Cosa significa questo? Loro frequentano delle pagine specifiche, ok? Emigratis, Rivogliamo a dire Gol, Grande Hotel, eccetera, eccetera. Noi andremo ad analizzare quindi i luoghi che loro frequentano più spesso, oppure magari dei determinati posti, determinati locali o delle determinate televisioni, ok? Quindi un determinato ambiente che vada a rispecchiare il nostro cliente e soprattutto la nostra nicchia, ok? Ricordate che noi vendiamo una nicchia specifica, non in maniera generale. In questo caso potete anche vendere, ok, oggetti generali, ma soprattutto vi consiglio di iniziare
con una nicchia specifica, ok? Più avanti, quando sarete più esperti, potete vendere cose generali, ok, che piacciono a tutti. Sono più difficili da trovare, ovviamente, dei winning product, ovvero dei prodotti vincenti che riguardano la collettività in generale, quindi non ricoprano una nicchia specifica. Tuttavia ci sono in quel caso un sacco di soldi da fare, perché capite bene che il pubblico è chiunque, ok? Essendo un prodotto generale, voi potete venderlo a chiunque. Andremo ad analizzare successivamente come trovare questi prodotti vincenti, ok? Nei miei video, nei miei corsi, andrò a spiegarvi tutto. Abbiamo qua una lista, ok, che Facebook ci suggerisce di mi piace sulla pagina. Questo è uno strumento potente, in quanto Facebook, ok, ci dà dei suggerimenti simili al nostro criterio di ricerca base. Noi abbiamo inserito appunto Ray-Ban, ci dà Jack Daniels, che assolutamente non va bene, ci dà Gillette Italia, non va bene. Noi dovremmo quindi studiare delle pagine che andranno a riflettere il nostro brand e il nostro prodotto. In questo caso non ce ne sta manco una, quindi io suggerirei di selezionare per esempio Zara, ok? Chi piace Zara? In quanto chi piace Zara e chi piace Ray-Ban sicuramente saranno molto propensi a spendere in occhiali da sole, quindi in un accessorio di moda, va bene? Cercate di ricordarvi che voi non vendete prodotti, ma vendete emozioni. Mi raccomando, una nicchia specifica, ok? Abbiamo detto Ray-Ban, Zara. Un'altra possibile voce, quindi mi piace, che possiamo andare a cercare. Saluto Antonio, quello vero, direi di no. Rocco Siffredi, non penso vada bene per il nostro prodotto. Andremo a selezionare Alpha Man, ok? Luogo di culto. Controlliamo prima, mi raccomando, tutte le pagine, che non siano pagine a caso, ma che siano pagine relative al nostro brand. Alfa Uomo quindi andrà a una pagina umoristica relativa agli uomini. Quindi GQ Italia è una rivista di vediamo un po', GQ Italia, che era di moda, sì, quindi annulla. GQ Italia vende, parla di tutto, ok, non sono sicuro, quindi non la inserisco. Dovete essere sicuri, ok. Abbigliamento brand, ok, questo dovete cercare. Zara, come detto, l'abbiamo già inserito. Uomo alla moda, detto servizi aziende, editori, Fantozzi, Notte da Leoni, Serie A, Jerry Calà, no, Riste da strada, Emigratis. Quindi abbiamo definito due delle nostre tre, ok, condizioni di targeting. Se non avete tre condizioni di targeting, non vi preoccupate, vuol dire che ne basta anche solo una, dipende ovviamente dal prodotto, dalla nicchia, eccetera eccetera. In questo caso io voglio vendere occhiali da sole da uomo, in questo esempio, quindi andrò a targetizzare un influencer, ok, un influencer legato alla moda, Mariano Di Vaglio, ok. Basta usare un po' di fantasia, un po' di intuitività e subito avrete il vostro target perfetto. Mariano Di Vaglio, Ray-Ban e Zara, ok? Zara negozio di moda, Ray-Ban negozio di occhiali da sole, Mariano Di Vaglio influencer di moda. Capite bene che tutti i seguitori, quindi followers, di queste tre categorie, ok, di brand, saranno potenzialmente ottimi. Sito web realizzato in maniera professionale, impeccabile. Campagne Facebook fatte partire con criterio, non a caso, ok? Quindi non mettete subito 100 euro e sperate di vendere 100 occhiali da sole il giorno dopo, perché non funziona così. L'algoritmo di Facebook è molto sensibile, va studiato con attenzione, vanno studiati i dati, vanno prese in considerazione molte variabili. Quindi mi raccomando, non fate le cose a caso e soprattutto gli ad, ok? Come è il vostro ad? Sono immagini, sono video, carosello? Possono essere svariati differenti ad, ok? Ma quello che conta è che l'ad funzioni, che porti gente al vostro sito web, che catturi l'attenzione, che dia valore diverso rispetto ai vostri competitors, ok?
inserzioni che siano in grado di attirare, ok, più gente possibile e che siano in grado di attirare l'attenzione, di dare quel qualcosa di diverso, ok, nella giornata di tutti quanti, di tutti i nostri clienti potenziali, che diano quel qualcosa in più, quell'emozione che li faccia andare sul nostro sito web e comprare direttamente, ok, o magari dopo un giorno, dopo una settimana, e comunque facciano ricordare il nostro brand. Fondamentale questo da capire, ragazzi. Il video finisce qui, vi mando un abbraccione, mi raccomando, state sintonizzati sul mio canale per sapere tutto, ma dico tutto quello di cui avete bisogno per creare il business online dei vostri sogni, il vostro brand. Ok ragazzi, il video di oggi è terminato. Se avete domande fatemelo sapere giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto cliccate like e soprattutto iscrivetevi al canale. Iscriviti al canale proprio qui sotto questo video. Voglio sapere giù nei commenti come targetizzereste il vostro pubblico iniziale e soprattutto come sfruttereste Audience Insights, ovvero attraverso i mi piace delle pagine Facebook, attraverso le persone seguite o dove loro spendono i loro soldi. Ok? Al prossimo video.